Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise in attesa della convocazione ufficiale, il confronto vero e proprio sulla Gigafactory. Dopo gli scontri degli ultimi giorni è previsto il prossimo 17 settembre al Ministero delle Imprese. Ci saranno anche Stellantis, ACC, sindacati e Regione. Le parti sociali vogliono nero su bianco garanzie sul piano industriale. Andrea Nasillo. Una data c'è, il 17 settembre è previsto, in attesa di convocazione ufficiale, il primo vertice dopo il botta e risposta tra Ministero e azienda sulla costruzione della Gigafactory di Termoli. Il ministro Urso nei giorni scorsi è stato chiaro, in sintesi, senza risposte certe sulla fabbrica di batterie, niente incentivi pubblici. Una sorta di ultimatum, ma Stellantis e ACC rassicurano, le intenzioni sul progetto non sono cambiate. I sindacati hanno chiesto però a gran voce chiarezza. Ora la parola garanzia sarà quella tanto ricercata nel prossimo incontro al Ministero. Si fa o non si fa la Gigafactory e se si fa, quando? Le parti sociali soprattutto chiedono all'azienda l'ufficialità su tutto il piano e se nulla è cambiato e la Gigafactory sarà realizzata, vogliono conoscere senza tentennamenti i dettagli del piano industriale e i tempi, oltre che le garanzie sui numeri occupazionali, anche in questa fase di riprogrammazione con la produzione dei motori. La convocazione arriverà dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Intorno al tavolo anche i rappresentanti di ACC, Stellantis, Regione e sindacati. Sa tanto di confronto decisivo, o quasi. Una delegazione delle massime istituzioni molisane, guidate dal governatore Francesco Roberti e dal presidente del Consiglio della Regione Molise, Quintino Pallante, è a Tirana e incontrerà domani il presidente della Repubblica dell'Albania, Giovanni Di Toto. Ci dividono nel punto più vicino una settantina di chilometri di mare, quello stesso mare che dopo la morte di Giorgio Castrioti Skanderbeg molte persone scelsero di attraversare per vivere in posti più sicuri. Nonostante siano passati secoli, i discendenti di quegli immigrati hanno conservato le loro origini a Brescia, un filo che tiene ancora uniti quell'angolo di Molise e l'Albania sul quale proseguono gli scambi culturali e commerciali. Il presidente della regione Roberti e quello del Consiglio regionale Pallante vedranno a Tirana il presidente Edi Rama per rafforzare questo legame così antico. Il vertice fa parte di un programma di incontri nell'ambito del progetto Interreg che ha messo insieme i comuni molisani di origine albanese, l'università e la Camera di Commercio di Tirana. Della delegazione, tra gli altri, fanno parte anche il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, il presidente del GAL Trigno Castellelce, Antonio Falcone, l'esperto di minoranze linguistiche a Brescia, Gioacchino Desiderio, e Flavio Tosco, responsabile Medi Hospes. L'iniziativa si inserisce nella strategia promozionale del territorio e della cultura molisana. Le lingue minoritarie, ha spiegato Giorgio Manes, costituiscono una preziosa risorsa ancora poco sfruttata per favorire lo sviluppo delle regioni europee e le minoranze linguistiche, che possono svolgere un ruolo rilevante nella promozione degli scambi economici e possono promuovere lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera, con vantaggi in termini di crescita economica per entrambi i territori, ha concluso il sindaco di Montecilfone. Durissima presa di posizione della capogruppo del PD alla Regione, Micaela Fanelli, sulla questione del commissario delle comunità montane. Dopo la rinuncia di Nardacchione, ha scritto Fanelli in una nota, il governatore non può fingere di ignorare la gravità della situazione, lasciando la delega a Carlo Perrella per l'esercizio liquidatorio. Non comprendo, ha replicato a stretto giro Perrella, una acredine così forte e violenta che va oltre i fatti politici e amministrativi, andando sul personale. Ho già dato mandato ai miei legali di verificare se vi siano gli estremi per far valere le mie ragioni davanti ad un giudice. Progetto Pizzone 2, Enel consegnerà il piano definitivo al Ministero dell'Ambiente entro il 31 agosto. Intanto il coordinamento presenta un dossier con tutte le criticità per il territorio e annuncia una battaglia su di carte bollate. Davide Gambardella. Il conto alla rovescia è appena scattato.
Sarà una settimana decisiva per la presentazione del nuovo progetto di ampliamento della centrale idroelettrica di Pizzone. Entro il 31 agosto, infatti, Enel consegnerà il piano definitivo alla Commissione di Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente. E intanto gli attivisti per il no al progetto Pizzone 2 affilano le armi per bloccare l'opera. Noi stiamo appunto anticipando l'uscita del nuovo progetto, perché se il progetto contiene le mitigazioni che loro hanno annunciato, a nostro avviso non risolve nessuna delle criticità iniziali, e pertanto continueremo la nostra lotta cercando semplicemente di ampliare ancora di più il fronte della sensibilizzazione rispetto a questo progetto. Cercheremo di espandere anche la mobilitazione il più possibile, ovviamente riservandoci anche attraverso le associazioni, attraverso i comuni interessati, di portare avanti la lotta anche dal punto di vista legale, laddove fosse necessario. Insomma, confidiamo sul fatto che il Ministero, a fronte di tanta palese incompatibilità di questo progetto rispetto alla necessità di tutelare un territorio così prestigioso, finirà per non concedere l'autorizzazione al progetto stesso. Tra gli strumenti previsti per bloccare i lavori c'è anche un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo dopo quello presentato dai comuni. Le modifiche apportate dalla società idroelettrica non convincono il coordinamento per il no, che ha presentato un documento in cui vengono illustrate le criticità per il territorio in caso di cantierizzazione dell'area. Noi nel documento che è semplicemente un documento sintetico, andiamo ad affrontare ognuno di questi punti e andiamo ad evidenziare che purtroppo, analizzando specificatamente ognuno di essi, purtroppo non vanno a ridurre sostanzialmente per nulla quelli che sono gli impatti negativi, a partire dal fatto che l'opera verrebbe comunque realizzata, resterebbe comunque all'interno del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo Rasi Molise. C'è il problema delle acque, c'è il problema dei livelli della balneabilità dei laghi, sono tutte problematiche in buona sostanza che la mitigazione, le presunte mitigazioni a noi ci appaiono semplicemente come un'operazione di facciata. Alle vostre spalle, accanto alla chiesa, abbiamo apposto una mappa di quello che è il territorio interessato, di quello che è, e appunto si può ben vedere che attraverso i due laghi c'è il territorio del parco. E intanto peggiora la situazione del lago di Occhito dopo una decina di giorni dal blocco dell'erogazione dell'acqua per uso irriguo. Intanto è stata riaperta la galleria di Passo del Lupo, ma il tunnel sulla statale 87 sarà richiuso per lavori a metà settembre. I comitati cittadini tornano a chiedere l'annessione di quella zona al Molise. Giovanni Di Tota. Queste sono le immagini del lago di Occhito girate un mese fa con un drone. Una situazione già considerata di grande emergenza, tanto da indurre il consorzio di bonifica della Capitanata, che gestisce l'acqua del terzo invaso artificiale d'Europa per capienza, a bloccare l'erogazione a scopo irriguo dal 13 agosto. A distanza di meno di due settimane, questa è la situazione attuale del lago. Le foto, inviate da un nostro telespettatore, raccontano la gravità della siccità che ha colpito il centro-sud dell'Italia e messo in ginocchio l'agricoltura in molte parti del paese. Le persone più anziane che vivono nei paesi che si affacciano sul lago, sia dalla sponda pugliese che da quella molisana, raccontano di non ricordare uno scenario simile. La sponda è arretrata di un centinaio di metri rispetto al normale, sono affiorati ruderi e imbarcazioni affondate. La terra emersa è spaccata e secca, uno scenario che ricorda le zone alluvionali africane, al massimo della siccità. Invece questa scena è a pochi chilometri da Campobasso e Foggia. La Puglia ha già chiesto lo stato di calamità per le zone che sono servite dagli impianti di irrigazione di Occhito. Intanto, poco più avanti, è stata riaperta la galleria Passo del Lupo sulla statale 87. Rimarrà transitabile fino a metà settembre, quando verrà di nuovo chiusa per i lavori di manutenzione straordinaria cominciati circa 5 anni fa e non ancora terminati. Due situazioni all'apparenza diverse e distanti, che però, viste dal lato dei paesi al confine con il Molise, vengono giudicate come una mancanza di attenzione per la parte più estrema della provincia di Foggia, e questo ha fatto di nuovo ripartire i comitati di cittadini che da anni chiedono l'annessione di quella zona della Capitanata alla nostra regione con il progetto della Moldavia.
Risalgono i contagi Covid in Molise, ma non ci sono ricoveri in ospedale. Il quadro è cambiato rispetto all'inizio dell'estate. Nei primi giorni di giugno in regione i contagi si erano azzerati. A fine luglio si registravano circa 70 casi. Oggi, secondo il bollettino diffuso dall'azienda sanitaria regionale, gli attualmente positivi sono 150. Tuttavia non ci sono pazienti ricoverati sia nel reparto di malattie infettive che in quello di rianimazione all'ospedale Cardarelli di Campobasso. L'ultimo decesso, un paziente Covid in regione, risale allo scorso mese di marzo. E migliaia di persone hanno invaso il piazzale del porto di Termoli per la tradizionale sagra del pesce, tanti anche i turisti. Vediamo com'è andata con Andrea Nasillo. I turisti affascinati, chi per la prima volta in città ha gustato il sapore non solo della frittura ma anche della festa al porto di Termoli. La sagra del pesce ha richiamato ancora una volta tante persone in fila. Qualcuno ha acquistato anche più di 10 vaschette con la formula dell'asporto. Ma non sono mancati gli abitudinari che hanno assaporato la prelibatezza seduti a tavola. Da diverse parti d'Italia in un weekend ancora pieno di gente sulla costa. Per la sagra del pesce, appuntamento tanto atteso, un grande lavoro alla base. Abbiamo pulito quasi 50 quintali di pesce, ma non è quella la cosa che ti stanca, c'è tutta l'organizzazione dietro che devi pensare a mille cose, è il generatore, l'autorizzazione, la concessione, i parcheggi, cioè ci sono tante cose da pensare, organizza le persone, cioè, non è facile e sono più stanca dell'organizzazione che della fatica vera e propria. Qua ci sta una squadra della logistica, una squadra della cottura, una squadra della infarinatura, una squadra delle vaschette. Saremo almeno 30 persone qua dentro. Sappiamo benissimo che questa sagra per Termoli significa non solo l'epilogo delle manifestazioni estive, ma significa una tradizione ormai tanto tanto antica e tanto tanto sentita. Non possiamo far altro che continuare a valorizzarla così come fa il San Basso 7.0. Si è chiusa una dei giorni intensa, un impegno non indifferente che ha visto insieme la Fachiro e l'associazione San Basso 7.0 in collaborazione con il Comune, la Regione Molise, la Proloco, Termoli Turistiche e la Valtrigno Molise. Un appuntamento gastronomico sempre tanto apprezzato anche da chi, e non sono pochi, arriva da lontano. Ogni anno la fila da Termolese è verace. Sì, ogni anno. Sì, una cosa che ce l'ho nel sangue, da Termolese. È la prima volta per la sagra, però a Termoli altre volte. Bellissimo, bellissimo. Gente bella, gente simpatica. A mezzanotte i fuochi hanno illuminato cielo e mare, circa 20 minuti di spettacolo pirotecnico a conclusione del grande evento di fine stagione. E da Termoli andiamo a Boiano, dove ieri sera fino a tardi in tantissimi hanno partecipato alla Notte Gialla. All'evento organizzato dall'associazione Vivi Boiano è stato apprezzato anche per la presenza dei DJ di Radio 105. Per noi ha seguito la manifestazione Gabriella Laurelli. Siamo in compagnia di Dario Micolani, ecco, una serata targata discomania. Per me è la prima volta qui in Molise, quindi sono molto contento. In queste vacanze ho fatto un po' il tour dell'Italia tra relax ed eventi. Come sei stato accolto qui a Boiano? Benissimo, non è una frase fatta, ma davvero mi sento già a casa, perché tutte le persone che hanno lavorato, stanno lavorando all'organizzazione, mi hanno fatto stare bene. Ci stiamo riscaldando con gli altri artisti di questa sera che saranno presenti qui sul palco, quindi non vediamo l'ora di iniziare, dai. Siamo in compagnia del DJ Emanuele Caponetto, ecco, componente del gruppo Mania 90. Cosa proponete quest'anno per quanto riguarda la Notte Gialla qui a Boiano?
Intanto ciao e grazie, per la seconda volta siamo qui a Boiano, quindi siamo, per questo siamo contentissimi. Allora, quest'anno proponiamo un format leggermente diverso che racchiude un po' tutto, quindi dalla musica attuale a quella di ieri, con questo nuovo format che si chiama proprio Discomania. Stiamo portando avanti già da un bel po' di tempo e man mano stiamo un po' ampliando e modificarlo più che altro, ma Discomania racchiude la musica di ieri, racchiude la musica di oggi e riempie le piazze. Questo è bello perché vedere la gente che si diverte, la gente è anche di una certa età, la gente come noi, diciamo, alla fine anch'io sono di una certa età, quindi che si diverte, viene con i propri figli, è una cosa bella. Presidente dell'associazione Vivi Boiano, Alfonso Perrella, torna la notte gialla qui a Boiano, un appuntamento che tutti aspettano ogni anno. Sì, è un evento che noi ci lavoriamo parecchio per realizzarlo e creare nel migliore dei modi il divertimento per tutta la popolazione molisana e non solo, anche delle altre regioni che continuano a tornare qui nel nostro paese. E grande partecipazione a Bagnoli del Trigno per la 51esima edizione della gara Topolino. Tantissimi piccoli partecipanti si sono sfidati in piazza Umberto I per l'ambito trofeo aperto a bambini e adolescenti. Grande soddisfazione per Angelo Camele, organizzatore della manifestazione. Dopo le prove, gelato per tutti i giovani in gara e per concludere la premiazione in piazza con l'assegnazione del trofeo. E ora andiamo a Ripa Limosani, dove si è ripetuta la tradizione del concerto all'alba di fine estate. L'orchestra stabile del Circolo Mascagni ha proposto un ricco repertorio davanti ad un folto pubblico. Giuseppe Carriera. La tradizione del concerto all'alba sul tratturo è ormai consolidata. L'orchestra stabile del circolo musicale Pietro Mascagni, diretta dal maestro Antonio Di Lauro, ha atteso il sorgere del sole davanti a un folto pubblico. Progetto consolidato, questo del concerto all'alba, al levar del sole sul tratturo di Ripa Limosani. È stata un'idea veramente felice, felice perché abbiamo sempre di più un riscontro di pubblico. Ecco, quest'anno ci sono state più di 300 presenze e il tempo è stato clemente e soprattutto ci ha riscaldato i cuori, come hanno fatto i nostri mandolini. Ricco il programma con la partecipazione del soprano Maria Luigia Martino e del tenore Costantino Minchillo. La conduzione dell'evento è stata affidata a Antonella Gatta. Letto di soparto addio, allontana la scudora, dalla terra d'amore. Ad oggi abbiamo istruito circa 300 ragazzi all'arte del plettro, ma soprattutto 300 ragazzi che hanno avuto una visione diversa da quello che il mondo gli poteva offrire.
Ed ora andiamo a Doratino, una serata all'insegna della musica che ha coinvolto tutti i presenti al concerto di Banda Bardò e Cisco. L'appuntamento era inserito nel cartellone di Oratino Mac. Piacentino Salati. Sa davvero ad un innamorato, un giorno sarò lì e ti farò regina, regina dei fiori, pensa davvero povero assetato, povero da poeta, ricco come un gabbiano con la sua vita, con la sua fantasia. Loredana La Testa, sindaco di Oratino, sesta edizione di Oratino Mac, dopo il concerto all'alba, stasera grande festa con la banda Bardò e Cisco. Sì, sesta edizione, un numero importante, un bel risultato che vuol dire che è la conferma con la piazza piena dopo il concerto all'alba, che pure è stato un grande successo. Un'edizione che grazie alla direzione artistica porta la banda Bardò stasera e la BB Orchestra domani sera per due serate, diciamo, di fine estate veramente di qualità. La banda Bardò con Cisco, un successo anche questo appuntamento dell'Oratino Mac. Beh, dopo sei anni, come dire, siamo un po' rodati, ma mai abbastanza, dico io, perché cerchiamo sempre di migliorarci. Questa sera la banda Bardò ci sta regalando grandi emozioni, una piazza super gremita. Poi dopo il nostro DJ set siamo veramente orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto con il Comune di Oratino, con la Regione Molise, per regalare ancora grandi emozioni per il sesto anno consecutivo. Roberto De Socio, consigliere comunale di Oratino, ex sindaco di Oratino, l'Oratino Mac giunge alla sesta edizione, ma è una idea, va riconosciuto, che è nata quando lei era sindaco e che è stata quasi una scommessa. Beh sì, effettivamente è nata come una scommessa, però devo dire i risultati si vedono, è una scommessa sicuramente ben riuscita. Vediamo la serata di stasera che ha portato tanta gente, ma tutte le edizioni che hanno visto il susseguirsi di band, ma anche di spettacoli particolari come quello di Christian De Sica, che sicuramente ha accontentato un po' tutti i gusti nel corso degli anni. E prima di concludere, un annuncio per una gattina di 4 mesi che si è smarrita a Campobasso, in zona Parco dei Pini. La gattina è nera con gli occhi verdi, come vediamo dalla foto. Chi ne avesse notizia può contattare la nostra redazione. Ed è tutto per il nostro telegiornale serale. Grazie per l'attenzione a tutti voi. Una buona serata e una buona domenica.